È vero quello che dicono, che fra 7 giorni il mondo finirà. Il premio Francesco Laudadio all'attore di origini altamurane Roberto Corradino come migliore interprete nel film Il grande male di Mario Tani. Non riesco ad attraversare il cancello. Si aspettava un riconoscimento come questo per il personaggio che ha interpretato? Se mi aspettavo di vincere il premio come miglior attore, ed è stata una sorpresa, un bellissimo riconoscimento per la scommessa di Mario Tani, in primis il regista del film, e della scommessa che ha voluto fare nello scegliermi come protagonista di questo film, per il ruolo di Giulio, ruolo molto interessante, bella sfida, perché Giulio si porta dentro il disagio che in un modo o nell'altro tutti conosciamo, tutti probabilmente abbiamo anche attraversato, questo grande male che poi è la chiave di volta per rinascere, risorgere. Nel caso di Giulio, che è un attore che ha perso la memoria, è appunto quello che gli permette questa perdita di memoria, di fare i conti con sé e appunto passare la soglia. Il grande male, presentato a maggio scorso come evento speciale al Bifest Bari International Film e TV Festival, passerà in piattaforma in autunno. Questo progetto è chiaramente stato possibile rispetto alla ostinazione di Macfilm, che è la casa di produzione di Mario Tani, ma non sarebbe stato possibile senza il sostegno della Puglia Film Commission, quindi ringraziamo il direttore Antonio Parente, e di Amaranta Frame di Francesco Mangiatordi, che è coproduttore e anche distributore del film. Ci sono altri progetti futuri legati a questo film? Progetti nuovi sì, ce ne sono, chiaramente non spoileriamo, andiamo anticipazioni perché prima le facciamo poi le diciamo le cose, ma Mario sta già scrivendo il secondo film, e squadra che vince non si cambia, vedremo. Lasci perdere quella donna, Giulio.